Guardate che bello spettacolo che c'è dietro. Questa è la collina di Pinerolo, almeno una parte della collina di Pinerolo, in provincia di Torino. Oggi sto facendo questo video perché voglio coinvolgervi su un argomento delicato, almeno per me è delicato, importante, che è quello dell'adozione in casi particolari. Adozione in casi particolari che è consentita dalla legge, per esempio, quando siamo in presenza di un minore che è orfano di padre e di madre e ha rapporti di parentela entro il sesto grado con il potenziale adottante, oppure quando tra il minore e il potenziale adottante esiste un rapporto stabile e continuativo. O ancora è consentita al coniuge rispetto al figlio dell'altro coniuge oppure è consentita quando non è possibile procedere all'affidamento preadottivo. Ebbene, fino a poco tempo fa, in questi particolari casi di adozione, non si creava il rapporto di parentela tra il minore adottato e i parenti dell'adottante, con tutte le conseguenze del caso. A luglio di quest'anno la Corte Costituzionale è finalmente intervenuta con la sentenza numero 79 e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge sull'adozione, la numero 184 del 1983, stabilendo appunto che è costituzionalmente illegittimo quando non prevede, non consente il rapporto di parentela tra il minore e i parenti dell'adottante. In questo modo la Corte Costituzionale ha di fatto eliminato il trattamento discriminatorio, un evidente trattamento discriminatorio, con effetti non di poco conto, come per esempio la possibilità per il minore di succedere a livello ereditario rispetto ai parenti del genitore adottante.